La discussione sul piano antirumore della Movida pescarese non è ancora matura, eppure dagli emendamenti presentati in sede di Consiglio in quella che è diventata a tutti gli effetti una tre giorni, al netto degli animi contrapposti per partito preso, pare aprirsi una strada che potrebbe mettere tutti d'accordo. Sono oltre un centinaio le proposte di modifica delle opposizioni che mostrano qualche resistenza. Noi chiediamo l'eliminazione di tutta una serie di interventi inutili, come per esempio quello dell'installazione di costosissimi semafori che dovrebbero accendersi quando si supera il limite, l'eliminazione dell'obbligo di avere la sorveglianza per gli esercenti per far rispettare il limite sonoro, come se dovessero uscire e tappare la bocca alle persone che sono sedute ai loro tavolini. Per ora sono solo 8 gli emendamenti presentati dal centrodestra, che si presenta compatto e con l'assessore di Fratelli d'Italia che bypassa le interviste, forse a causa di qualche piccola querela che è già roba del passato. Di concreto c'è il contenuto delle proposte. Da un lato il superamento dei semafori antirumori che avrebbero dovuto segnalare la tolleranza massima, dall'altro le soluzioni più volte sollecitate dalle associazioni di categoria. Si ipotizza di dare degli incentivi ai residenti per l'acquisto di infissi, doppie finestre, fonoassorbenti per evitare, per isolare insomma, gli appartamenti. Oltre a questo, invece, per quanto riguarda le attività commerciali, nella realizzazione di tende e gazebo, si pensa che queste si va verso tende e gazebo fonoassorbenti. Semplici installazioni e dunque interventi che impattano sulle cose e non sulle persone, anche perché finito il sabato sera con le sue effervescenze, a voler usare le parole del primo cittadino Carlo Masci, tocca pulire le strade e anche i mezzi di ambiente si fanno sentire. Ieri è stata richiesta da parte dell'opposizione la sospensiva, no? della discussione di questo piano antirumore, che ha avuto, oltre ai voti della minoranza, anche un voto di Fratelli d'Italia, il suo perché. Non sono contro questa delibera, sono semplicemente vorrei semplicemente che ci si prendesse del tempo per poter rifare i rilievi ARTA e per poi poter decidere serenamente. Quindi ritengo sia giusto in questo momento fermarci, fare tutti i rilievi per poi ripresentare un piano che vada bene sia per il riposo dei residenti che per tutti quegli esercenti che in quel luogo hanno investito.